Mamma che imbarazzo sta bambina. Che paura, cazzo. Ma io questo ci possiamo fare un meme. Questo è un meme di per sé. Spaventosissimo meme. Che paura, porca troia. È una delle cose più stranianti che abbia visto in vita mia. Quante cose sono cambiate da quando è nata la piattaforma di YouTube? E quante ancora ne cambieranno? 9 anni fa abbiamo voluto raccontare cosa significhi creare e sostenere un canale YouTube. Sì, però non con un video, con una web serie. YouTube Money si chiamava così e raccontava la storia di Paolo e Alessio alle prese con un canale un po' discutibile. Ci avevamo messo dentro tutto, i primi guadagni, i fan, gli haters. Le crisi creative, i trend, la censura. 3 stagioni e la terza risale a 4 anni fa, momento in cui ci sembrava di aver detto tutto. Ma sapete una cosa? Nel frattempo un sacco di roba è cambiata. E che fai? Non racconti i TikTok, OnlyFans, gli utenti tossici e i dissing in grande stile? Sarebbe un peccato. È un peccatone. Una tragedia greca. Sì, comunque una cosa non auspicabile. Sì. Una catastrofe. Sudizione. C'è una cosa che mi ha sempre terrorizzato. Il rapimento. Poi soprattutto se sopra il rapimento ci scrivono in giapponese. Vai. Nuovo gioco. Stai riavviando il gioco? Non è vero. Vabbè. Ok, siamo in una casa, siamo stati rapiti, immagino, perché c'ha Si capisce un cazzo, sta luce non mi fa vedere una sega. È fatta apposta, è fatta per bella. Quei coglioni. Non penso che tu possa parere anche. Un martello. Questo c'era prima? Non l'avevo visto se c'era. Eccola E. Sarao! Ah, doveva partire la cazzina. Mi stai ascoltando? Rispondimi. Ci sono dei chiodi qua, vedi? Tipici chiodi. Oh, finalmente una. Non posso muovermi. Che diavolo stai facendo seduto lì? Ah, la mamma. Dite qualcosa perché i giapponesi usano quella forma del voi. Non ho capito che ha detto. Non ci sono più sottotitoli. Non posso alzare la visuale. È un bambino, un ragazzo. Mo gliela sbatte in goccia. Ha menato la mamma. Era brutta la mamma. Brutta. Regna ragazzo, quindi è una sottotrama importante questa che ci sta mostrando. Madonna che brutto, madonna che palle. Porco due. Oh no, no, l'ho fatto di nuovo. Si è pisciato addosso. Devo andare a dirgli della pipì a letto. Sai chi? Si tratta della giornata di osservazione della classe. Non parlare con me. Che fastidio, vorrei che voi non foste qui. Se solo voi non voi avessi messo al mondo. Porca troia, quanto è brutto sto gioco. Ma se ne sta andando. Mamma, ho bagnato il letto. Sei così fastidioso, non parlarmi. Che poi è una tragedia casalinga vista da parte dei bambini, no? Sì, sorella, ho bagnato il letto. Oh, di nuovo? Porta le tue lenzuola bagnate. Va bene. Dobbiamo portare le lenzuola bagnate. Mi procurerò le mie lenzuola. Mi procurerò le mie lenzuola. La sorella c'ha i problemi. La sorella delle spalle, porco due, la Pellegrini. Le ho portate. Bene, allora scendiamo insieme al piano di sotto. Ti insegnerò a fare il bucato. Sorella, ma dove cazzo si fa il bucato? Allora, la lavanderia fuori. Sì. La lavanderia dove sarà? È giù. Ha detto giù. No, giù. Qua esci fuori. Io sto giù. Qua? Questa è la lavanderia. Eccola qua, si capisce, è chiaro. Mettere le lenzuola in lavatrice, bella lei. Inserirlo e accendere l'apparecchio. Inserirlo. Quindi premere il bucato si avvia. Il bucato si avvia. Facile. Se ne va. Chiedetemi di nuovo se vi dimenticate. Sì, sì, sai che stiamo giocando in due. Ok.
Sai come si fa? Cosa? Cosa? D'ora in poi sarai tu responsabile del bucato, ok? Ma la Madonna che ci ha scaricato addosso. E la mamma? Quindi siamo a casa con nostra sorella. Madonna che tritamento di coglione! No, è bello, perché dici così? La sorella... La sorella mi sta chiamando, è in cucina lei? La sorellella mi sta chiamando. Ma perché il tono giapponese, mettiti come se fossi giapponese. Tu dai del lei a tua sorella, mica del tu. La sorella però. La sorella. Articolo determinativo, la sorella. Guarda là, che merda sta casa, è diventato un gesto sta casa. Eh beh, perché la mamma se n'è andata. Ho capito, ma non sei in grado di buttare la spazzatura, sta accesso dappertutto qua. Però guarda che organizzazione. Ho capito, il pesce è morto 6 mesi, no? Ma nessuno pulisce la casa, ma che merda, oh, ma non gli hanno insegnato a pulire a questi. Ce n'è pronte. Due pronte. Vieni presto da noi. Da noi? Allora ho capito, la nostra sorella è il divino tempo. Oh. Mamma mia come sta dritta, turgida. Madonna, che banchetto, guarda qua, tutto... Ah, ma lei non sa cucinare in realtà, è tutta merda pronta. Guarda che ti scruta l'anima la sorella. È passato un po' di tempo, quindi ho provato a fare il curry. Come sono connesse queste cose? Non lo so. Sono così felice di mangiare il curry. Non mi è dispiaciuto mangiare di nuovo i cup. Non mi sarebbe dispiaciuto mangiare di nuovo i cup. Vabbè, sono felice di mangiare. È difficile preparare gli ingredienti. Mangia con gratitudine. Mamma tornerà a casa. Naturalmente mamma tornerà a casa. Sono sicuro che sarà felice quando vedrà che ho preso 100 al test. Non ho come la casa l'hai lasciato una merda, signorina. Ti spezza il collo tua mamma se vede sta merda. Sono passati 4 giorni, cosa può essere andato storto in 4 giorni? Oggi tu non sento sorella che mi chiama per nome. Mi chiama per nome. È pronta la cena, sorellina? Aia. È morta la sorella, ma 4 giorni è morta. Tornata la mamma e ha accoppato la sorella. Oggi sorella non ha preparato la cena. Dove è andata? Beh, si sarà fatta un ragazzo finalmente, cioè... Dove sarà andata la sorella? Ah, ma vuoi vedere che la sorella è stata rapita? Le sue scarpe non sono qui. Dove è andata a quest'ora? Sta piovendo molto forte. Perché in un momento come questo devo trovarla? Ah, quindi adesso usciamo allo scoperto. Licia si chiama. Licia Colombo. Treccia anche a volte si chiama. Sorreggia. Scureggia. Sì, scureggia. Scureggia. Vabbè, se si chiamano così tra fratelli, capito? Lei lo chiama Puzzone. Ah, questa è la casa del destino. No. Vedi, sei davanti alla casa buia. 8 settembre, sono passati... 4 giorni, no, 3 giorni. 5, 6, 7, 8. Dove siamo? A scuola? È ora di pulire, puliamo tutti. Madonna che imbarazzo sta bambina. Che paura, cazzo. Ma io questo ci possiamo fare un meme. Questo è un meme di per sé. Spaventosissimo meme. Spaventosissimo. Mamma mia. Che paura, porca troia. È una delle cose più stranianti che abbia visto in vita mia. Ah, ho preso la scuola. Ah, puoi pulire. Ma sei velocissimo a pulire. Puoi venire pure a casa. Ah, Madonna, una ditta di pulizie. Però lui pulisce solo dove c'è la polvere, altrove non. Ah, lei sta pulendo veramente. Che cazzo dobbiamo fare? Ma sì, però. Ma lui riesce a fare. Madonna, lei mi piace tantissimo. Però io apprezzerei tanto un compagno che mi mette in un gioco. La faccia si deforma a seconda di dove siamo. Sì, molto bello. Mi sto rompendo i coglioni. Mi sto proprio a sfracannare i coglioni. Torni a casa oggi? Va bene in ogni caso. Yukina è sempre così. Penso che tutto e tutto vada bene. Non lasciate che ci pensi solo io. Anche voi dovete pensarci. Mi dispiace. Vieni? Vieni o no? Sto andando. Ok, capisco. La prossima volta non dire che non ha importanza in entrambi i casi. Renia, cosa? Smettila di origliare le conversazioni delle ragazze. Hai mai visto un clown? Non ho mai visto un clown. A volte sento la presenza di qualcuno. Abbi cura di te, Renia. Cosa ha detto Kyoshi prima a proposito dei clown? Qualcosa a proposito della loro compagna sulla strada di casa. Andate alla porta d'ingresso. Vedo che siamo tutti qui. Allora andiamo a casa. Tutti insieme. Ma così venite a casa mia a vedere che è una minnezza. Ma seguono te. Ma non è vero, mi seguono in maniera distorta. Io avrei paura.
Tutti vogliono seguirti. Sì, ho capito, ma io. Ma vai a casa. Ma come l'hanno messa sta texture dei cerchioni? Oh. Bravi. Dove devi andare? Madonna, ma è il nulla. Raga, non mi seguite perché io non ho una casa, non ho più. No, non è casa. Oh, il clown, il clown. Ma magari succede sempre. È il clown, dai, è il clown. Hai visto? Giochiamo a nascondino. No! Cocco te, cocco te. Devi cliccare, se no non andiamo avanti qui. Va bene, fatelo. Sì, giochiamo tutti. Mi è sembrato che stesse cercando di escludersi. Ah, qualcuno si sarà nascosto nell'erba alta. Figlio di puttana, lo sapevo. Ti ho trovato, Keiji. Io sono l'erba, non sono Keiji, eh? Mi dispiace, la prossima volta mi mimetizzerò ancora meglio. Sei un coglione. Però posso dire... Quanto tempo vuoi star così? È il più atletico. Dove sta l'altro? Adesso, the third one. Là dietro. Non si vede per niente, guarda. Guarda che due coglioni. È invisibile. Ti ho trovato. Ma che paura. Accidenti, mi hanno beccato. Pensavo che questo fosse un buon posto. Sono l'ultimo, evviva! Facciamolo ancora. No, no! Ehi, ehi, lasciate che mi unisca a voi. Che succede a questo tizio? Ehi, ragazzi. Giochiamo insieme. Cosa dovremmo fare, Renia? Non possiamo giocare insieme. Non dire così. Ehi, cosa dovremmo fare, Renia? Certo. Grazie. Allora, tizio, sei tu. Va bene, sei un adulto e puoi contare all'interno del container. Inizia a contare. L'ha chiuso dentro, il bambino è furbo. Credo di sì. Questa è l'occasione giusta, andiamocene da qui. Va bene così? Non vogliamo restare con un tizio inquietante come lui. Forza, corriamo, affrettatevi. Oh no, no. Ah, vedi, lui... Ci sta scrutando. Ci sta scrutando. Eh? Inquietante sta scena. Bravo, bravo. Renia deve fare un salto al negozio. Non l'ho detto. Ehi, vieni subito qui. Renia, vai a rubare qualcosa. Ok, va bene. Preferirei di no. Sei un pollo? Non lo sono. Allora vai a prendere qualcosa. Sto finendo il cibo a casa. Credo che dovrò. Ah, vedi? Lo ruberò senza che la nonna lo scopra. La nonna? Il tipo inquietante. È lui. Merda. Tanto ti sgama, dai, ti sgama. Questo poi ruba. Ok, ok. Ma dove lo devi mettere? Vai, vai, vai. Hey! Vai, vai. Ma il tizio inquietante ti vede? Via, via, esci, esci. No, non è inquietantissimo. Bellissimo, oh, sta sequenza mi è piaciuta moltissimo. Questa è la mia casa. Sembri un po' depresso ultimamente. Fammi sapere se posso aiutarti in qualche modo. Siamo migliori amici, vero? Ci vediamo. Però dai, ce l'ha degli amici. Questa è la mia casa, però. Sono arrivato a casa, quindi vado a casa anch'io. Ci vediamo dopo, ci vediamo domani. Tu? Lei ti segue. A proposito di rapimenti. Che fine ha fatto tua sorella? I rapimenti avvengono in luoghi rurali come questo? Non credo. Non ti stai compenetrando mai. Lo pensavo anch'io. Ecco perché la casa è grande. Sono in campagna loro. Spero che si presenti qualcuno di strano. Rende sicuramente le cose più interessanti. Ah, lei proprio c'ha il fetish di essere rapita. Ehi, a proposito di tua sorella. Non l'ho vista di recente. Che cosa è successo? Non lo so. È scomparsa all'improvviso. Sta bene? Credo di sì. Mia madre lavora in un posto chiamato Centro di Orientamento Infantile. Fa da consulente per i bambini delle scuole elementari e cose del genere. Se hai bisogno di qualche consiglio, vieni a casa mia. Sì. Ma di recente mamma sembra molto occupata. Neanche io sono riuscito a parlare. Ho capito, però... Cioè, prima mi dici vieni a parlare a casa mia, poi mi dici no, mamma è occupata. Pazzo, mo ci caricano sul furgone qua. Mo inizia la musica creepy. Beh, però dai, devo dire che questo... Oh, il clown. Bellissimo. Devo scappare, dai. Eccolo, eccolo, sei andato da sotto, guarda. Vattene, vattene, il clown.
Ah, ci sono pure i corvi. E beh, giustamente attratti dalla... Ma la madonna quando sono grossi! Ah, sono i corvi giapponesi, sono grossi. Ho capito, sono aquile reali quelli là. Corvi reali. Tama. Che merda. Cosa devo fare? Studia. Ah, imparo a scrivere. Giù, fino a sotto. Ho capito, però fai una merda. Da te non me l'aspetto certe cose. Madonna, complicatissimo. Però stiamo imparando a scrivere. Se sapessi anche che cazzo significa... Ah, questo significa casa. Guarda, non ho mai visto così interessato a un gioco il signor... Ma non ho capito, posso schipparla questa parte? No, devi finirla. Porca troia. È un bambino, deve fargli i compiti. Rombamento di coglioni, eh. Non l'ho visto mai così preso, eh. Madonna, ma è tutto il primo anno di elementari devo fare. Non l'ho visto mai così preso, mamma mia. Tendenzialmente scrivere come un bambino dell'elementare. Ah, pure. Ah, qua non lo so, raga. 20 per 50, 2 per 5, sono 100. 11. Bravo. 11 per 11. Per 11 fa 220. Sì, sì, wow. Benissimo. Per un bambino delle elementari va bene. 2 più 3 2 più 3 5. Vabbè, dai, 6 per 5 30, meno 5 25. Vabbè, cazzo. Fateci sapere se la risposta merda. Hai fatto pure i compiti, no? Madonna. Atari 5000. Game over si chiama. Giocare ai videogiochi, sì. Ma quanto sei sbattuto? Si è fatto un culo come una capanna. Bravo. Ciao. Hai trovato le gambe. Sono i foglietti con le preghiere per i fantasmi. Mi chiamo quanto è cruento sto gioco. Ok, uno. 2 3 no 3 il martello, quindi adesso puoi picchiare i pendenti. No, posso rompere. No. Le rocce. Sì, col piccone posso spaccare. Sta. Ma prima stava dentro casa, cioè perché mai ho riuscito? Ho preso tua sorella. Se volete salvare vostra sorella, cerca di rompere tutti i palloncini. Ma che cazzo stiamo giocando? Ci hanno messo pure la musica da circo. Cioè, io mi sento strano a giocare a sta roba. Quello lì è un pallone, credo. Ah, dovevo romperli lanciando la palla. Ma che è successo? Ah, minchia. Forse con la palla si rompono più velocemente, sai? Ti rimuovi, devi salvare tua sorella. È la madonna. Ma è un incubo. Stiamo avendo un incubo. È l'incubo di un bambino. Che ha perso la mamma, la sorella. Sei molto bravo a sparare i palloncini, complimenti. Ma secondo me è calibrato in modo tale che non ce la si possa fare. No, secondo me ce la puoi fare. Era un sogno, vediamo, ci svegliamo oppure... Tama? Era un sogno. Però il gatto ha soffiato, quindi ci sta qualcuno giù. È aperta la tenda. Ah. Guarda
per terra ci sono delle strisce. Qualcuno si è infilato nell'armadio. Il gatto pure si è nascosto. Vabbè, devi piano. Quindi qualcuno è entrato dentro casa per... Ah, porca puttana maledetta! Lui è il maniaco. Schifo. Questo non lo aspettavo. Ah, ci ha preso proprio, ci porta altrove. Ci ha preso, ragazzi. Mi avrebbe preso tutti e quattro la sorella. Sorella? Guarda, è talmente straniante sta roba. Che è affascinante. Ah, sembra che non sia legato. C'è un modo per uscire da questa stanza. Ok, ragazzi, siamo tornati all'inizio. Grazie. Ah, queste altre assi. Sorella. Bella l'atmosfera, cazzo. Sorella, non si accorge di me. Andiamo nella stanza di sorella. Però il maniaco sta tornando. Ok, il fatto che il maniaco avesse la sorella in macchina quando ci ha rapito mi fa pensare che ormai, dopo tutto questo tempo, la sorella si è abituata a vivere con lui. Sì, probabilmente... Oh. Però non so, vai, cosa, corri. Non so cosa lui faccia alla sorella. Secondo te che gli fa? Gli fa fare i panni, vedi che si è sbattuto i tappeti. Ah, si aveva le cuffie. Sorella, usciamo di qui alla svelta. Cosa c'è che non va? Azzo, sindrome di Stoccolma in pieno. Ho chiesto al tizio di rapirmi. Gli ho chiesto di rapire anche Renia. Se faccio così, alla fine mamma se ne accorgerà, no? Allora anche mamma potrà guardarmi. Insomma, qui si è... consumato un brutale omicidio. Un bruticidio. Ah. Oh no. Perché sta? Si è ubriacato. Le chiavi ci fanno uscire. Tanto non ci farà uscire, ci prenderà. Ok. Via biciclette. No, è una volta. Lo sapevo. Sorella sarà preoccupata. Ok. Ma chiamano tutti sorella questa. Non fare rumore. Ma il tizio ascolta tutto quello che dico. Finché mamma non inizia a guardarmi, Rania, non fare nulla di più. Renia, ah, siamo, Renia, noi. Siamo noi. Sì, va bene. Non ho capito. Ha detto che non devo cercare di scappare fino a che la mamma non la noterà. Sorella si comporta in modo strano. Cosa devo fare? Seguirò sorella. Sì. Sei sicuro di volerlo fare? Sì. Da allora però sono passate 2 settimane. Vive ancora con mia sorella nella casa del rapitore. Non voglio avere problemi e quindi ho smesso di andare a scuola. Non ho idea di quale sia il piano di mia sorella, ma sento che va bene così. No, hai fatto, mi sa che hai scritto no. Hai fatto il bad ending. Sto preparando il curry, quindi vieni a darmi una mano. No, no, non è un bad ending. Quindi noi viviamo con... il tizio maniaco. Lui è completamente disadattato, anche lui c'ha un sacco di monnezza in casa. Non è cambiato nulla. Solo che lei deve cucinare per 3 e non per 2. Ma lui non è cattivo. Lui vuole solo. Ha ucciso qualcuno, c'è il sangue. No, vabbè, ma magari è un ciclo mestruale importante, che ne sai. Ah, una sorella c'ha un ciclo. Ha imparato pure a fare cose per bene, vedi che adesso. Non lo so più preparati, perché quello non c'è soldi. Ottimo lavoro nel tagliare le verdure. Se mi affumano i capelli. Renia, vieni fuori. Vai fuori. Vabbè, chiunque sia è un cafone, però. È la mamma. Questa è la mamma. No, un tizio enorme. Poliziotto? No. Sì, ma... molto semplice. Poliziotto. Questa è la polizia. Ho raccontato l'accaduto alla polizia, ma non l'hanno presa sul serio perché era una cosa detta da un bambino. Il tizio è stato catturato dalla polizia come rapitore e la polizia sembra aver contattato mia madre. Mi scuso per l'inconveniente causato. No, sono sicuro che loro due devono essere stati terrorizzati. Spero che vi prendiate... Ma scusa, questa sparisce, ti dicono... cioè. Vabbè, sono contento che non ci siano feriti. Forza quei due, andiamo a casa. No, però siamo felici e contenti con la mamma.
è diventata più bella la mamma. Era un mostro. Sono sei mesi senza bambini in mezzo alle palle. Sembra un po' felice, sorellina. Perché la mamma è venuta. Ma la mamma non è contenta. La mamma ora ammazza tutti e due. Perché continuate a interrompermi in questo modo? Non sono mai stato chiamato dalla polizia prima d'ora. Sono così imbarazzo. Ma non ho nemmeno tempo da perdere. Non me ne frega un cazzo. Perché dovrei farlo per voi? Non disturbarmi mai più. No, finalmente ci vediamo anche noi. No, il cuore della sorellina si è spezzato. Perché? Te l'ho detto, hai fatto il bad ending. Non posso contare su mia sorella, devo andare a cercare aiuto. Vado. Davvero vai? Vado. Vado, così mia sorella e Tizio non ci vedono. Addirittura c'è un bad ending, capito? Ma è incredibile sto gioco. Senti quanto pathos, quanto lo sta sviluppando. Madonna, è diventato un thriller. È passato. Perché Splinter Cell secondo te? E che ne so, io c'ho. Ma va! Dove cazzo stava l'ingresso? Ah, adesso devi ascoltare. Ma guarda i gattini. Se vado oltre mi scopriranno, ci deve essere un modo per distrarlo. Devi spegnere la TV, c'è scritto. E prendi e fa sgamare. Vai, fottiti le chiavi. Non ho capito che giro ha fatto la sorella. A sinistra si esce. Corri. Merda, dov'è la porta? No, è davanti a dove stava il tizio. C'eri giusto, eri arrivato. Occhio, la sorella. La chiamo anche io la sorella. Il tizio, là devi uscire. Porca la tosca! Ma che cazzo faccio a togliere? Non lo so. Perché lei continua a fare avanti e indietro come una. Non so nemmeno come tu sia riuscito ad andare così avanti senza farti sgamare, no? Vai. Aspetta, c'è qualcosa lì, a sinistra. Ah, la radio. Ho capito, accendi la radio. Richiede una batteria, torna indietro. Porca puttana. Ci cerca la batteria. Sto facendo il giro, devi andartene da qua. Porco, ma perché sei tornato indietro? Prova tu, perché io la planimetria non ce l'ho bene in mente. Tu invece l'hai memorizzata in un attimo. Eccolo, vaffanculo. Oggi l'ho battuto di nuovo, per quanto tempo lo terrò in quella stanza? Sarao è cresciuto così tanto, un ragazzo così dolce, sono una madre terribile, mi dispiace Sarao, ma non riesco a controllare i miei sentimenti perché tu assomigli a lui, più cresci, uno di questi no. Giorni... No! Chi è Sarao, sto maniaco? No, io sono fregato. Perché? Perché qua ci entra. Splinter Cell, eh? Capito? Piove da... Ma che ci sta qua sopra? Non possiamo vederlo, non lo sappiamo. Forse... La mamma a pezzi, chiaramente. Quindi lui ha ucciso la mamma. Era lui all'inizio della storia. Il problema è che non so che cazzo fare. Porca vaffanculo. Dio. Ok. Cos'era? Cazzo è, amore. Salire in soffitto. Vai. Ma sta diventando... Ma è... Cioè, prende tantissimo sto gioco. La mamma. I pezzi della mamma. E poi non so il giro che devo fare, capito? Lui da lì verrà qua. Quindi aspetta che la sorella fa qualche passo. Porca merda. Vabbè. Veloce perché la sorella girerà di là. Porca! Vai!
Oh, ce l'abbiamo fatta. Ti devi girare e verrai preso. Bravo, suoniamola, stupido. Ok, quindi questo è... Guarda, ma è un piano di... Cioè, ma è un gioco pieno di sorprese, ragazzi. Mo' quello parte... scommetti che c'è un inseguimento. Tu chiederesti mai un rimborso per questo? No. È bello. Molto bello. T'ho detto che c'era l'inseguimento. E c'è solo lui in città. In qual casa dovremmo andare? Quella dell'assistente sociale, là. Casa di Masahiro. Qual era l'amico che c'aveva? No, quella casa... che quello, quello strano. Dritto, casa di Masahiro. I genitori del mio amico hanno immediatamente chiamato la polizia. Mia sorella stava cercando di spiegare la situazione alla polizia, ma loro l'hanno ignorata perché era una bambina. Il signore è stato arrestato come rapitore e poi la polizia ha contattato nostra madre. No. No, dobbiamo andare da Keiji allora. Ma perché? Ma io che cazzo ne so, però sono pratico adesso. La strada a sinistra. Ah, no, 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 ci sono la strada a sinistra. Oh cazzo. La strada a sinistra. Perché la strada a sinistra? Perché dovevamo andare a casa di quell'altra. Perché i due ragazzini erano vicini. La casa della tizia che ascolta i bambini è questa. La madre ha ascoltato calorosamente quello che avevo da dire. Ha accettato di ospitare me e mia sorella. È persino andata a casa del tizio per apprendere mia sorella e pazientemente ha ascoltato anche quello che mia sorella aveva da dire. E da quel momento in poi non si parlò più del signore e non lo vedemmo mai più. Alla fine iniziamo a vivere in un posto chiamato Orfanotrofio. Questo è il good ending. Però non è stato arrestato come assassino, quindi probabilmente ci serve qualcosa. Renia aveva paura di mamma. Renia. Di noi? Sì. È la mamma. Io sta zoccola puttana. No, no, mi prenderò cura di questi bambini e li porterò a casa. Io sono... Ah! No, ma allora siamo ancora nel bad ending. No. Come avete fatto a finire così? Dove eravate? Ehi Sakiko, rispondimi. A casa del tizio. Gli ho chiesto di rapirmi. Rapito? Che diavolo ha fatto quel tizio? Cosa diavolo sta cercando di fare a quello tizio? Avete proprio una bella faccia tosta a rapire i miei figli. Mi causate così tanti problemi. Non ho capito, con chi sta parlando? Non posso sopportare tutto questo, vado a casa del rapitore. È un po' confusa questa mamma, ma potrebbe essere... Vabbè, è la mamma che si è incazzata perché gli ha rapito i figli. Come osi rapire mio figlio? Cosa pensate che siano i bambini? Non hai alcuna autorità su questi figli. Come ti vuole uccidere? Certo, c'ha il falcetto. Sono i miei figli. Io, in quanto loro madre, sono l'unica che ha permesso di fare quello che vuole con loro. Madonna, che bel messaggio! Mi stai ascoltando? Beh, ma tu stai facendo la mamma cattiva a uno che ha sbloccato con una mamma cattiva? Lo famo sentire, ma non lo famo vedere, eh? Ancora un bad ending. Ah, e noi stiamo per diventare un assassino, Anne. Ma no, questo è il good ending. Vedi, mi sorride. Un po' male, vero? Se mosso. Guarda, strano. Secondo me va controllato bene l'autore di questo gioco, perché potrebbe avere dei problemi con la mamma. Complimenti, perché è un'avventura assolutamente grezza, ma con tanti ottimi spunti. Sì. We'll be right back.